a tutti. Questo video è dedicato a una persona in particolare che afferma di essere l'anticristo. In un primo tempo ho pensato che fosse uno psicopatico, non lo so, forse lo è. Però se vediamo il capitolo 24 di Matteo, vediamo che Gesù dice che negli ultimi tempi molti sorgeranno dicendo io sono il Cristo, però in realtà sono i falsi profeti. Forse costui, oltre che psicopatico, è anche uno di quei falsi profeti previsti nel capitolo 24 di Matteo. Infatti mi ha parlato di Lucifero e parla del principe di questo mondo, sicuramente sarà un satanista. E il satanismo, purtroppo, come abbiamo visto, è un fenomeno diffuso che spesso nasce come movimento occulto nelle grandi città. Se per esempio qualcuno di voi ha letto il libro di Massimo Introvigne è uno scrittore e giornalista che ha indagato su questo fenomeno ed è un fenomeno diffuso per esempio nelle grandi città come Torino o Roma. E contro il satanismo, purtroppo, la Chiesa Cattolica ha fatto poco o niente. Forse perché è una falsa chiesa, non mi interessa. Ma l'unico rimedio contro questo fenomeno, contro questa gente che a prescindere dal fatto di essere cristiani o meno, venera il principio del male, l'unica cosa è rivolgersi e pregare il Signore Gesù. E quando si incontra qualcuna di queste persone, bisogna evitarla perché. E ora vi spiego, perché queste persone, nel concetto tra bene e male, hanno scelto il male. Gesù parla chiaramente, nei Vangeli che Satana è definito il principe di questo mondo, quindi tutto ciò che è male, omicidio, rubare, fare del male alle persone innocenti, il bene invece è tutto ciò che luce, e anche non cristiani hanno fatto del bene, come ho già accennato in alcuni video precedenti. Per esempio, prendiamo Gandhi. Gandhi fece del bene. Con queste persone non si può avere un dialogo perché queste persone venerano il principio del male. Già ho fatto un video anche a te, rivolto ai musulmani. Nel Corano il diavolo, che è il tentatore, si chiama Iblis. E anche nell'Islam c'è il fenomeno diffuso di chi venera Iblis. E queste persone, sono da evitare. E quindi ai musulmani state attenti a questi che dicono di venerare Lucifero, perché venerano Iblis, venerano ciò che è male, non venerano Allah, Dio. E ai cristiani, ai cattolici di qualunque confessione, state attenti perché costoro si nascondono in rete e tentano di sviare dalla retta via. Nel cattolicesimo, io ho fatto diversi video contro il cattolicesimo, vi sono tanti errori dottrinali, ciò non toglie che, nonostante gli errori dottrinali di Costantino, del Concilio di Nicea e tutte le brutte azioni di cui si sono macchiati i papi, rimane sempre una chiesa cristiana, cioè non è una chiesa satanista. Il satanismo invece è qualcosa di pericoloso, di occulto, quindi ai cristiani, ai musulmani e a tutte le persone di buona volontà, perché mi rivolgo anche ai musulmani? Perché i musulmani adorano Dio, adorano ciò che è giusto, il principio del bene. Satana è il male e tenta di sviare i cuori dei credenti, siano essi cristiani o musulmani. Quindi, per chi mi ascolta, fate attenzione a queste persone che tendono trappole in rete, spesso sviano le persone dalla vera fede, ma con me non ci riusciranno perché io la mia fede è nel Signore Gesù. Qua c'è l'immagine di Gesù, io so che lui ritornerà e porterà giustizia su questa terra. Mi potete dare della folla per questa credenza, ma molti ce l'hanno, a partire dai testimoni, dagli avventisti del settimo giorno, gli stessi cattolici quando pregano dicono venga il tuo regno. Quindi guardatevi da questi satanisti e dal satanismo occulto che è in rete. Con questo è tutto, vi saluto.